e la musica ai nostri ospiti, chiamerai qui il sindaco Andrea Zanussi per un saluto. Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono lieto di aver fatto questo incontro qui con i nostri ospiti, perché questo è il primo di un lungo progetto che abbiamo in mente di ricostruzione di una relazione, di una memoria con le vie del sale. Mi sono sempre chiesto, quando parliamo di enogastronomia, di mercato, di terra, del fatto che forse banalizziamo molto alcune nostre tipicità, le acciughe al verde, la bagna cauda, e poi mi chiedevo, allora probabilmente le acciughe vivranno nei fiumi e nei laghi, perché sono qui, le prendiamo da qui. Poi sono andato a leggere, mi sono informato e ho scoperto che invece no, non vivono né nei fiumi né nei laghi. Eppure è la nostra tipicità, ma ci manca il mare. E allora, curiosando su queste ricerche molto elementari, molto semplici, si è aperta una vera passione per questa via del sale, ma per tutto quello che c'era di lecito e di meno lecito intorno a questa evoluzione che c'è stata in questi percorsi, visto che questo è un mercato in cui il confronto, la relazione, il dialogo ha tramutato il rapporto di un mercato di prodotti in un rapporto di mercato di persone, quindi è diventato da autoctono indigeno. Ho avuto l'occasione di andare a Volpedo, fare una bella conversazione con il Tognoli, ho scoperto quante conoscenze vi erano in quel mercato di Volpedo e in lui in particolare, questa persona che ho invitato qui oggi e che come allora mi siedo volentieri ad ascoltare perché è interessante. E quindi io spero che con gli avventori nel loro transito possano percepire qualche cosa di questi spunti, perché da qui in avanti mi immagino che nei prossimi anni questo percorso di Via del Sale sia sempre più approfondito. Grazie. Grazie. Questo percorso, quello della Via del Sale, è molto importante da Genova all'Oltre Po Pavese e una ricca tradizione musicale. Di questa tradizione, quindi del percorso della Via del Sale e di questa tradizione musicale, è nato un ebook con i nostri strumenti e ce lo presenterà l'autore Claudio Gnoli, accompagnato da un duo musicale, Andrea Ferrarese al piffero e Iuri Domenichella alla fisarmonica. Grazie dell'introduzione sia al sindaco che al giornalista. Siamo molto contenti di essere qui, sia noi che siamo stati introdotti, sia il banco che del mercato di Volpedo che con alcuni rappresentanti dei nostri produttori si trova all'inizio di questa via numero 45. Credo che l'occasione anche diciamo informatica di conoscerci sia stata anche il nostro nome, la Strada del Sale, il nome di questa associazione che esiste in realtà da 30 anni con pochi eroi che fanno agricoltura biologica a Volpedo e Valcurone, quando forse all'inizio erano anche un po' presi in giro dai vicini, perché Volpedo è un paese di agricoltura, di pesche, fragole, anche tradizionale, quindi fare del biologico su queste cose sembrava strano. Pino Ballestrasse qui è dell'azienda Esterlenti, è uno di queste persone che fa questo da 30 anni. E da 5 anni, attraverso nuove conoscenze, diciamo, anche input di persone, di mariti che sono venuti a stare a Volpedo e quindi hanno conosciuto queste realtà, hanno stimolato la creazione di un mercato settimanale, biologico e anche artigianale, perché ci sono prodotti che però vengono tutti venduti da chi li produce sul territorio, quindi non è un mercato di bancarelle generico, abbastanza piccolo, ma che resiste e anzi continua positivamente appunto ogni sabato che manda il cielo da 5 anni. Quindi se vi capita di passare da Volpedo, che è in vicino a Tortona, Voghera, quindi al capo opposto direi del Piemonte, noi siamo sempre lì tutti i sabati mattina con i nostri prodotti agricoli, artigianali.
Il nome però di questa associazione sulla strada del, la strada del sale, che è nata ben prima che ci fossi io con voi, non è comunque casuale, perché per darsi un'identità queste aziende che erano nella zona della, della Val Curone, quindi in, in una di queste valli che fanno capo poi a un gruppo di montagne a cavallo fra la, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna, se guardate la cartina c'è un punto dove queste quattro regioni quasi si incontrano, non si toccano solo la Lombardia e la Liguria, ma a piedi ci si potrebbe andare in due ore di passeggiata. Questo punto centrale che oggi viene chiamato, da, dagli anni 70 oggi viene chiamato delle quattro province, anche quattro regioni in realtà, ma quattro regioni sembrerebbe un'area troppo vasta. Delle quattro province. È stato chiamato così in realtà dagli ricercatori che negli anni 60-70 hanno scoperto che c'è una ricca tradizione musicale che è rimasta viva miracolosamente lì. Cioè l'hanno scoperta, un po' come la scoperta dell'America, gli indiani c'erano già in America prima di essere scoperti, quindi il piffero andava avanti per i fatti suoi tranquillamente. Però diciamo che da quell'epoca, da ricercatori di Milano, di Torino, così è iniziato a essere documentato e anche un po' circoscritto. Soprattutto perché noi abbiamo questo strumento, questo oboe popolare che ha Andrea in mano e che è lo stesso, proprio lo stesso da più di 100 anni, ma da altri ancora più secoli ha subito una leggera evoluzione che in parte abbiamo ricostruito. Uno strumento ad ancia doppia viene suonato dai suonatori popolari di queste valli, delle, che chiamiamo appunto delle quattro province. Il piffero era accompagnato, adesso faccio un riassunto proprio di 2 minuti perché sennò queste sono 580 pagine e non so nemmeno, anche se uno avesse il tempo, se vuole leggere tutte, però la storia è lunga. Diciamo che fino nei secoli 700-800 sicuramente c'era questo duo piffero e cornamusa, da noi una cornamusa particolare, amusa in dialetto ligure, che era fatta, studiata per accompagnare, fungere da accompagnamento del piffero. All'inizio del Novecento, gradualmente, per seguire anche i gusti musicali più moderni, la musa è stata sostituita dalla fisarmonica. Non è una fisarmonica a caso, è una fisarmonica che funziona un po' come la musa di allora, che suona in accompagnamento, una tecnica particolare che bisogna imparare lì, in accompagnamento al piffero. Vabbè, poi non so, Yuri potrebbe dire meglio di me. Non è neanche la fisarmonica estranea al nostro territorio, perché comunque Stradella, nell'Oltrepò Pavese, è uno dei due centri italiani di produzione della fisarmonica, quindi i suonatori nostri ce ne avevano vicine. Forse all'inizio del Novecento anche Vercelli, credo che avessero, per venire più vicino a noi, avessero, qualcuna la venissero a prendere qua, venivano a fare la monda del riso dalle nostre parti fino a qua. Adesso vabbè, ci sarebbero tanti spunti che non voglio che ci facciamo perdere troppo tempo. E fatto sta che è rimasta questa forte tradizione musicale che stavamo parlando prima, chiacchierando, nel momento forse più di crisi, come in tanti territori, appunto negli anni 70, quando tutti quanti volevano avere la televisione, il frigorifero, la macchina, e di avere il piffero e la cornamusa o la fisarmonica sembrava una cosa dei vecchi che non interessava più. Ma la differenza è che in altri territori da noi sono sempre rimasti alcuni suonatori che facevano cose come questa. Questa è una foto del 1974, quindi questo periodo critico, è un matrimonio e si usava e ancora si usa in molte famiglie a volere l'accompagnamento dei suonatori che vanno a prendere la sposa davanti a casa sua, fanno qualche suonata andando fino alla chiesa, poi uscendo dalla chiesa eseguivano brani musicali un po' come quelli che sentiremo adesso e anche canti particolari come la sposina, appunto, che avevano quasi una funzione rituale di accompagnare, di bene augurare la vita di questi sposi. Ci sono ancora coppie che hanno piacere di sposarsi con piffero e fisarmonica, quindi ovviamente il contesto è cambiato, però è una tradizione che miracolosamente da quel momento critico poi si è ripresa con nuovi suonatori molto importanti come Stefano Valla, che è uno dei loro insegnanti, che hanno insegnato a tanti altri suonatori giovani, e adesso non è un caso che Andrea e Yuri sono insomma sulla ventina, quindi non è una cosa, non vogliamo far vedere che non è una cosa solo dei vecchi che ormai è scomparsa, anzi direi il contrario.
Allora, ci sarebbero tantissime cose da dire su questa tradizione delle quattro province. Io, insieme a alcuni collaboratori più esperti dei vari aspetti tecnici, la costruzione dello strumento, e non vi ho detto che il piffero si costruisce solo da noi, non potete andare a Torino e comprare un piffero, dovete venire a Bobbio o a Casteggio, diciamo. La costruzione dello strumento, la struttura della festa tradizionale che è accompagnata dai suonatori, ma anche gli aspetti sociali. Le danze tradizionali, che anche quelle sono rimaste, noi qui siamo abbastanza vicini alle valli occitane di Cuneo, che hanno un forte repertorio anche loro di danze tradizionali, una situazione un po' simile c'è da noi, mi permetto di dire forse un po' meno conosciuta, ma in più abbiamo anche uno strumento nostro, chissà, magari anche nelle valli di Cuneo c'era qualche oboe, ma si vede se c'era. Quindi il ballo, la festa e la musica. Ecco, poi potremmo farvi sentire diverse cose, il repertorio è piuttosto ampio, no? Mi dicevi circa 160 pezzi. Molti di quelli che oggi si suonano di più sono per il ballo di coppia, quindi valzer, polche e mazurche, dove però la polca da noi viene ballata in modo particolare a saltini, e altre sono un po' più antiche, si può sentire anche la struttura musicale e per i balli di gruppo. Vabbè, queste cose magari in un'altra occasione si potranno anche spiegare e vedere. E poi c'è anche, dicevamo adesso, un po' una evoluzione, perché non essendo una cosa del passato, giustamente cambia anche un po' col tempo, e ci sono anche delle introduzioni, dei pezzi un po' più arricchiti per l'ascolto, che quindi oggi forse ci faranno sentire un po' di più. Allora, non so, se ci viene in mente qualcos'altro lo aggiungo dopo. Ecco, no, la cosa pratica è questa. Questo ebook, nonostante la sua mole, è tutto digitale in realtà, si trova su internet gratuitamente, quindi io ho portato una copia stampata, ma chiunque di voi può scaricarlo, basta digitare in Google il titolo, che è "Con i nostri strumenti", non con i, ma con i nostri strumenti, che poi è un verso di una di queste canzoni che diceva "con i nostri strumenti la sposina faremo danzare", quindi sempre legato un po' alla struttura della festa di matrimonio. È un PDF, abbiamo voluto renderlo liberamente disponibile sia per aspetti di costi sia per facilitare la diffusione, diciamo, a chi vuole, e approfondisce tutti i vari aspetti che io adesso ho potuto toccare solo molto rapidamente. Poi se qualcuno è interessato magari ne parliamo anche sia di persona. Ok, lasciamo passare i coscritti che hanno un altro genere di musica, e anche quella ha una sua funzione sociale comunque. E anche da noi ci sono i feste dei boschetti. Va bene, e allora, quindi i nostri rappresentanti di oggi, come sono stati già introdotti, sono Andrea Ferraresi e Iuri Domenichella. Loro vivono insomma tra Voghera, la Valle Staffora, però adesso lui si sta anche ritrasferendo verso la montagna, quindi vedete che non sono dei vecchietti ormai ma è una cosa attuale. Quindi Andrea al piffero e Iuri alla fisarmonica.
Thank you.
Allora, fino adesso credo quasi tutte queste erano danze di coppia con arricchimenti vari d'ascolto. E come vi abbiamo accennato prima, nel repertorio delle nostre danze tradizionali, adesso qui c'era un signore che mi diceva: è difficile star seduti, perché la Polka Saltini, chi la conosce, io ho scoperto che la conosceva. Comunque, nel repertorio di danze tradizionali ci sono queste danze di gruppo, che in parte sono strutturate in cerchio, in parte in linea, anche in altre parti del Piemonte ce ne sono un po' diverse, e quelle più comuni attualmente sono dei cerchi di un uomo e una donna alternati, che poi si scambiano un po' come coreografia nella curenta delle valli occitane, però qui ci sono delle differenze, e che permette anche un po' a tutti di incontrarsi, anche sulle feste attuali, una conoscenza non necessariamente di corteggiamento, ma sociale, no? E allora, da noi queste sono note come Monferrine o Alessandrine. Sulla differenza ci sono profonde disquisizioni nelle nostre, o non differenza, nelle nostre serate. Comunque il nome chiaramente si rifà al Piemonte. La Monferrina come nome è una danza che era diffusa in Piemonte, ma addirittura nel passato danze con questo nome c'erano in Francia e in Inghilterra, però la Monferrina delle quattro province è quella con queste caratteristiche che vi dico. Penso che possiate sentire anche nella struttura musicale adesso un po', diciamo, il tono un po' più di un periodo precedente al ballo di coppia che si è diffuso nel Novecento. Ma comunque non antichissimo neanche questo, credo sull'Ottocento, così, perché prima ancora ci sono state altre cose che in buona parte si sono perse. Esatto, tra cui la piana, fate anche la piana. Ecco, allora, ancora più antica, la sentiremo dopo, è la piana, che è un ballo che si fa oggi, tutti rimanendo in cerchio, apparentemente molto semplice, ma musicalmente invece molto complicato e antico. A Genova c'era un ballo in cerchio anche attorno al fuoco che si chiamava la Riunda, la Rotonda, non so se è la piana, ma comunque ci sono delle strutture forse già addirittura medievali di questo tipo. Quindi magari facciamo caso alla struttura della musica, che ha una parte A in cui la coppia si incontra, in cui tutte le coppie fanno una passeggiata lungo il cerchio, e una parte B di balletto che si ripete due volte, la seconda volta scambiando la dama. E invece poi nella piana sentirete una struttura ancora diversa. Thank you.
Niente di un suonatore? Allora, i brani fanno parte di questa tradizione, non hanno di solito un titolo specifico, oppure il titolo magari cambiava quella che suonava il tale a seconda dei paesi. Ma questa è una caratteristica proprio della cultura di tradizione orale, perché forse non ho detto al microfono che questi brani si imparano ancora oggi a orecchio da un altro suonatore, naturalmente poi anche con delle predisposizioni musicali. Quindi è una tradizione che continua in questo modo. Quindi quando dice il titolo di quel brano, dipende. Ci sono comunque alcune suonate, la seconda che avevano fatto è la Polca di Ernesto, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, perché è stato suonato per tantissimi anni da Ernesto Sala, che era un grande suonatore per tanti anni in Valle Staffora. E un altro brano associato a un suonatore è il Valzer del Lento, che magari chi ascolta questa musica per la prima volta può pensare che sia un valzer particolarmente lento, invece poi no, sembrerebbe, c'è stato un altro importante suonatore in Valcurone, in provincia di Alessandria, che si chiamava Fiorentino Pelle, e da noi diventa Fiurentu, che è Ulentu, la R è diventata una L, quindi il lento era il signor Fiorentino, che tra la storia piuttosto particolare, perché pare che fosse, diciamo, un suonatore molto valido, se lo ricordiamo ancora adesso, ma è morto, mi pare, a 23 anni. Quindi evidentemente doveva essere proprio importante. E è successo che è stato chiamato in leva durante la prima guerra mondiale, e qualcuno dice addirittura il primo giorno dopo che è andato in guerra, insomma ci sono vari aneddoti, è morto da bersagliere, caduto della prima guerra mondiale, e al cimitero del paese di Bruggi abbiamo anche il suo nome, come altri suonatori della zona che insomma sono ricordati ancora adesso a voce dagli anziani, perché nulla prima del mio e di alcuni libri precedenti, nulla era stato scritto prima di loro. Quindi questo è il Valzer del Lento, che era il cavallo di battaglia di questo suonatore. Thank you.
concludiamo, tanto vi ringraziamo della presenza. E concludiamo con un ultimo pezzo per salutarvi, e si chiama Un Valzer in Fatto. Quinto mercato della terra e della biodiversità di San Giorgio Canavese, la riscoperta della Via del Sale, riscoperta attraverso l'associazione La Strada del Sale di Volpedo, che riunisce ed è qui con i produttori di prodotti biologici e artigianali. La Strada del Sale, prodotti biologici, nato 25 anni fa? Circa 30 anni fa è nato, sì. Non da una mia idea, però io ho aderito a questi amici che parlavano di queste cose, che non sapevano neanche cosa fosse l'agricoltura biologica. La biologica pensavo tutta un'altra cosa. Però siccome eravamo soprattutto frutticoltori e andando ogni anno a prendere prodotti per fare i trattamenti, tutti gli anni toglievano di commercio un prodotto perché dicevano che era cancerogeno. Allora io ho pensato che qui mi avveleno. Allora egoisticamente ho pensato, chi non voglio avvelenarmi, no? E poi ho trovato questi amici che parlavano di queste cose e abbiamo formato questa associazione qui che abbiamo chiamato La Strada del Sale, esatto. Quindi un ritorno alla cultura del passato. Un ritorno alla cultura del passato, che poi non è nient'altro che coltivare come coltivava mio nonno, che mio padre ha utilizzato di tutto e di più quello che gli hanno proposto di usare. E io ho abbandonato completamente, con il vantaggio che mio nonno non aveva il vantaggio di certe attrezzature che noi adesso abbiamo, insomma un po' meno di fatica di meno si fa, però insomma sempre un lavoro manuale comunque, fare verdura soprattutto è una cosa abbastanza dura, diciamo, sì. Produttori che da Volpedo sono arrivati a San Giorgio Canavese. Sì, siamo arrivati a questo mercato per fare, diciamo, esporre i nostri prodotti e far conoscere un po' al resto del Piemonte la nostra produzione. Un bel connubio con questo mercato che cerca l'eccellenza dei prodotti e dei produttori. Sì, certo, perché comunque si fa conoscere i prodotti e siamo appunto in giro per fare conoscere i prodotti e per
fare, diciamo, conoscere, sì, i prodotti, diciamo, in giro. La via del sale, dell'associazione Sala del Sale, comunque è stata ripercorso da Claudio Gnoli in un ebook con i nostri mestieri, quello che è la tradizione quindi della via del sale e la tradizione musicale. Sì, l'ebook con i nostri strumenti si trova gratuitamente online digitando con i nostri strumenti. Perché oltre a essere un percorso commerciale e storico è anche secondo noi un percorso culturale, perché lungo queste montagne fra Genova e l'Oltrepò Pavese è sempre viaggiata anche una musica tradizionale con uno strumento costruito sul posto che si chiama Piffero delle Quattro Province e in passato una cornamusa, oggi una fisarmonica che lo accompagna. Difatti qui a San Giorgio questa mattina c'è stato non soltanto la presentazione dell'ebook e del messaggio che vuole lanciare, però anche un concerto, un'esibizione musicale. Sì, dei due tra i nostri suonatori tradizione, ce ne sono una ventina di coppie attive, questo è un duo giovane formato da Andrea Ferraresi e Yuri Domenichella, che comunque ben rappresenta questa realtà che anche oggi sta andando avanti da un suonatore all'altro, c'è un insegnamento a orecchio, diciamo, ma credo che, io non suono, però credo che oltre alla tecnica, alla musica, si impari anche tutto il contesto, l'ambiente in cui ci si trova, si va a casa del suonatore più esperto, si mangia una fetta di salame, si beve un bicchiere di vino e intanto passano queste conoscenze. Questo ed altro al Mercato della Terra della Biodiversità San Giorgio Canavese.